Stasera abbiamo portato in degustazione ai cittadini di Gaeta la famosa pizza medievale che nel 997 veniva fatta e regalata anche al vescovo per un fitto di un locale, di un mulino. Significa che questa pizza focaccia con le olive era quella che normalmente si mangiava, che era un cibo povero però nutriente. Noi l'abbiamo riproposta proprio in occasione delle luminarie per rilanciare le olive di Gaeta, l'olio d'op di Gaeta, lo stemma di Gaeta. Questa pizza, così come la vedete, è stata fatta, diciamo, casareccia dalla signora Rosalba qui presente. Invece le altre che abbiamo già degustato è stata fatta da un forno di Gaeta e viene messa in produzione e in vendita per i cittadini, ma soprattutto per chi viene a Gaeta e vuole sapere la storia di Gaeta e anche ciò che Gaeta produceva per, sia come cibo sia come attività sociale e culturale. Lo stemma di Gaeta apparteneva a Papa, che era del Ducato e lui l'ha assunto come quando è diventato Papa nel 1118, poi nel 1930 è stato attribuita al comune di Gaeta e noi la riproponiamo sulla pizza per ricordare l'evento che tra un paio di mesi vedrà ricelebrare la figura di Papa Gelasio che 900 anni fa è stato incoronato a Gaeta nella cattedrale. Quindi la storia del Papa e la storia della pizza, la storia del popolo di Gaeta si incrociano e speriamo che possa produrre interesse culturale, turistico e anche economico per quelle che è l'attività. Grazie e godiamoci le luminarie che il nostro sindaco quest'anno ci ha riproposto per la seconda volta.